Calmiamoci. Allora, chi parla? Monti, chi è che ti parlo? Poi io parlo. Senza me. Calma. Onorevole. Ragazzi! No, se parla Monti, io non lo sento, dai, se grida. Onorevole Mignetti, noi siamo venuti qua per rappresentare al governo, visto che abbiamo avuto l'opportunità di avere il Presidente del Consiglio che viene in Calabria. Vogliamo dal governo risposte serie, non le risposte che abbiamo avuto fino adesso. Noi abbiamo una Calabria disastrata, abbiamo una Calabria di disoccupati, abbiamo una Calabria che viene messa nell'occhio del ciclone quando si parla di 'ndrangheta. Quando si parla di 'ndrangheta, noi qua oggi diciamo che c'è la Calabria onesta. C'è la Calabria onesta che cerca quello che la Costituzione gli deve garantire, il lavoro. In Calabria abbiamo il 52% di disoccupati, abbiamo 25.000 lavoratori in cassa integrazione e mobilità che da 8-10 mesi non percepiscono il sussidio. Abbiamo 5.000 lavoratori. Poi vengo pure da quella parte. Abbiamo 5.000 lavoratori socialmente utili di pubblica utilità. Arriva. Che ancora devono essere stabilizzati. Ora vengo anche là. Scusa. Due minuti. Oh, ora passo pure là. Arriva anche là. Un attimo, dai. Dobbiamo parlare di cose concrete. Non è che. Deve capire la rabbia che c'è in questi cittadini. Certo. Perché noi non siamo più in condizioni di poter portare il pane quotidiano alla nostra famiglia. Allora, siccome tu presumo che tu sappia che io conosco la situazione calabrese, quindi le cose che tu stai sostenendo mi sono note. Ora vengo. Arriva. Spiegategli che sto andando anche là. Capisco che si gelosiscono, però dobbiamo avere scusa, ragione. Allora, leggermente. Ascoltate. Allora, tre cose. Uno, la situazione è chiara e su questo siamo non preoccupati, molto preoccupati, e condividiamo pienamente il vostro disagio, perché quando uno non piglia lo stipendio da 6 mesi, 9 mesi, comprendiamo comprendiamo che questa è una vicenda drammatica. Primo punto. Secondo punto. Onorevole, non vogliamo vivere di sussidi, non vogliamo lavorare di sempre. Perché qualcuno dice che vuole sempre il sussidio. No, io vi conosco. Infatti, se mi permettete, vi conosco. Sono la vostra storia e voi sapete la mia storia. Seconda questione: è importante che qua venga il Presidente del Consiglio. Perché è un segnale importante per la città di Reggio Calabria. Perché Reggio Calabria viene considerata come una città importante d'Italia. Perché il Presidente del Consiglio viene qua, va bene? Il Presidente del Consiglio, se mi consentite, avendo voi parlato con voi, con me, è come se vi avesse ascoltato. Il Presidente del Consiglio, alla fine della sua visita, farà una proposta per la città di Reggio Calabria e per la Calabria. Per dimostrare che sulla città di Reggio Calabria e la Calabria c'è un'attenzione straordinaria, va bene? Non ve la posso anticipare io per ovvie ragioni, perché non sono il Presidente del Consiglio. Noi siamo speranciosi, diciamo, ce l'auguriamo. Non sono il Presidente del Consiglio. Detto questo, allora il problema qual è? Che noi dobbiamo trovare una sede autorevole presso il governo nella quale si possa discutere di Reggio Calabria e quindi di come avere lavoro, cose serie, l'economia che cresce e non sussidi, e si possa discutere di cose serie per la Calabria, perché noi dobbiamo liberarla dalla 'ndrangheta alla Calabria e consegnarla allo sviluppo delle forze produttive. No, non possiamo fare politica. Il governo non è legittimo. Perfetto. Dai, non legittimo. Non legittimo. Dobbiamo discutere con governo. Scusa, detto questo, vi ho comunicato questo e vi pregherei quindi di avere, avete parlato con me, che sono sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, e quindi di avere fiducia nel fatto che ci sarà una sede a livello del governo nazionale di primissimo livello che si occuperà di Reggio e della Calabria. Va bene? Onorevole, adesso non portiamo i soldi.